Spesso ci contattano persone con un dubbio molto comune. Hanno persiane o antioscuranti in legno in cattivo stato e non sanno se sia meglio restaurarle o sostituirle del tutto. E sapete qual è la risposta? Dipende. Se le ante sono ancora recuperabili, conviene senz'altro restaurarle. Ma se sono in uno stato di abbandono troppo avanzato, allora la cosa migliore è sostituirle con prodotti nuovi. Come si capisce se una persiana o un antioscurante è ancora restaurabile? A volte sembrano davvero messe male, la vernice è completamente scrostata e non sembra esserci più nulla da fare. Ma attenzione, quello che conta non è tanto la vernice quanto il legno sotto. Se il legno fosse in buone condizioni, anche se la vernice è tutta rovinata, l'ante esterna può essere restaurata con successo e il restauro può durare nel tempo. Certo, non dobbiamo illuderci che un legno restaurato torni ad avere le stesse caratteristiche identiche del legno nuovo. Anche se dopo il lavoro può sembrare in ottimo stato, è pur sempre un legno che può avere 20 o 30 anni, quindi un buon restauro può farlo tornare bello, ma il legno rimane quello che è e va trattato con cura. Se invece il legno fosse marcio o addirittura gommoso, allora c'è poco da fare. È meglio sostituire le ante. Il restauro in questi casi non durerebbe lungo. La nuova vernice, che ha bisogno di una base solida, si staccherebbe nel giro di pochi mesi. Insomma, perdereste solo tempo e soldi. E qui arriva il punto. A volte c'è chi pensa di poter restaurare ante esterne abbandonate per decenni con legno ormai marcio, oppure chi crede di poter risolvere tutto semplicemente con una mano di vernice o addirittura di pittura. Ma il restauro, anche se all'inizio potrebbe sembrare buono, non durerà. Alla fine si darà la colpa alla persiana o al lavoro fatto male, quando invece il problema è nato proprio dall'ostinazione di voler recuperare un legno ormai troppo compromesso. E così avete buttato tempo e denaro. Chi vi dice che può verniciarvi anche il legno marcio sa che il lavoro non potrà durare. Quindi un consiglio che mi sento di darvi è questo. Non lasciate mai le vostre persiane o ante oscuranti esposte alle intemperie quando notate che hanno la vernice rovinata. Il legno assorbe umidità, accoglie parassiti e col tempo marcisce. Intervenite subito, altrimenti rischiate di dover sostituire le vostre ante oppure, se vorrete risparmiare, di spendere soldi in restauri che però non reggeranno. Per questo è importante fare una manutenzione regolare. Le persiane e le ante oscuranti esposte all'esterno vanno sempre tenute pulite e curate. Quando vedete le prime crepe nella vernice è il momento di agire. Sverniciatele, carteggiatele e applicate un impregnante antimuffa e una finitura anti-UV. Ma soprattutto, prima di tutto, fatele valutare da un professionista esperto che possa darvi la giusta consulenza su se e come procedere. Spendere qualche euro per una consulenza potrebbe essere un ottimo investimento perché vi aiuta a capire se è il caso di restaurare o sostituire, evitando lavori inutili e soldi sprecati. E ricordate, un legno esposto alle intemperie per molti anni con la vernice scrostata, anche se verrà restaurato, non tornerà mai come nuovo, ma con la giusta manutenzione potrete farlo durare ancora a lungo. Spero che questi consigli vi siano stati utili e alla prossima!